Le porte del Palazzo della Cultura Pasquino Crupi si sono aperte sulla mostra La Via Crucis di Serafino Valla. La personale mostra del maestro Serafino Valla, curata dal professor Gianmarco Puntelli in collaborazione con Giuseppina Valla, è stata inaugurata dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, dal vice sindaco Carmelo Versace e dal consigliere delegato alla cultura Filippo Quartuccio, alla presenza, fra gli altri, dei consiglieri comunali Reggini, Giovanni Latella e Franco Barretta. La mostra, che rimarrà visitabile fino al prossimo 5 maggio, presenta in totale 15 nuove opere, ovvero le 14 stazioni della Via Crucis e una quindicesima stazione che il maestro ha rappresentato come la Resurrezione. Il nuovo percorso espositivo si affianca a quello già disponibile dallo scorso 11 novembre, dal titolo L'arte gentile di Serafino Valla, visitabile anch'esso fino al prossimo 5 maggio al Palazzo della Cultura. Un ritorno a Palazzo Crupi di Serafino Valla con l'arte naif, l'arte gentile di Serafino Valla che abbiamo presentato qualche mese fa e oggi torna con la Via Crucis, un progetto importante che rappresenta il percorso doloroso vissuto da Gesù Cristo e che oggi noi vogliamo come dire, donare alla comunità in questa ottica di percorso che lega la spiritualità all'arte. In un periodo, in un tempo, diciamo, quaresimale, pasquale, importante che ci apprestiamo a vivere, è assolutamente importante che il nostro territorio ospiti iniziative di questo tipo, anche perché il Palazzo della Cultura Pasquino Crupi è sempre aperto alle realtà del territorio, ma è anche aperto a realtà extraterritoriali, perché vogliamo sempre più qualificare e diversificare l'offerta culturale e artistica di questo palazzo. Sì, è un rapporto che si consolida e sono veramente grata alle istituzioni, al sindaco, a Filippo Quartuccio, Anna Franco, perché hanno accolto le opere di mio padre con una grande disponibilità e questo mi riempie veramente il cuore, perché è veramente importante per me diffondere l'opera che ha realizzato, le opere di mio padre, il suo pensiero universale, e avere la possibilità di dedicare tutto il piano nobile del Palazzo Crupi a Serafino Valla mi riempie veramente di orgoglio. Che mostra è quella che ci apprestiamo a visitare? Allora, adesso è stata inaugurata la Via Crucis e si è voluto portare la Via Crucis per far conoscere anche l'aspetto spirituale delle opere di mio padre. E tra l'altro l'anno scorso, sempre in questo periodo, era stata esposta al secondo santuario più importante, che era il santuario della Verna. Dopo Assisi c'è il santuario della Verna perché lì a San Francesco sono comparse le stimmate. E ha avuto un successo, tantissimi visitatori con dei commenti veramente stupendi.